La quarta ammonizione di San Francesco, che questa sera ci introduce al rosario, ci fa riflettere per qualche minuto sull'autorità. Già il titolo che troviamo nelle attuali fonti francescane, Che nessuno si appropri la carica di superiore, ci introduce bene al tema. Ma ancor meglio, ciò che ci fa capire cosa e come Francesco intendesse il servizio dell'autorità è certamente il versetto evangelico che fa da incipit ai due versetti che seguono. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Qualche studioso dice che si tratti di una nota redazionale, cioè del titolo, che è il fratello che ha ascoltato dalla viva voce di Francesco questo insegnamento, ha poi voluto in qualche modo sintetizzare in una frase evangelica e appunto ha scelto questo versetto riportato in queste parole da Marco. Di fatto tutte le 28 ammonizioni iniziano con l'incipit preso dalla parola di Dio. Anche in questa ammonizione Francesco non ha mezzi toni e, come è solito fare, va subito al centro del messaggio che vuole passare. Non fa giri di parole, ma con poche pennellate dipinge, possiamo dire, e descrive come si deve vivere il servizio dell'autorità fra fratelli. Parte da un concetto molto semplice che trova nel Vangelo e che fa da sfondo a tutto il percorso del cristianesimo. Non si parla di superiori, ma si parla di fratelli che servono altri fratelli. E il modello è Gesù stesso, quando nell'ultima cena lava i piedi ai suoi discepoli. Si abbassa e lava i piedi. Il compito tipico dello schiavo verso il padrone quando tornava a casa. Sappiamo bene quanto questo abbia scandalizzato in primo luogo i suoi, pensiamo solo alla reazione che ebbe Pietro. No, Signore, mai. Era veramente troppo quello che Gesù intendeva fare. Francesco, un altro rivoluzionario, chiede ai fratelli che sono in autorità di farlo con questo stile. Quello di abbassarsi, di indossare il grembiule e di lavare i piedi ai fratelli che sono loro affidati. Ma dice ancora qualcosa di più profondo in queste poche righe, in queste poche righe che vi invito ad andare a leggere. Essere costituiti in autorità non è un privilegio, come lo si potrebbe pensare, e nel momento in cui verrà tolto il servizio dell'autorità, Francesco dice: non si turbi il vostro cuore, perché altrimenti ammasserete non tesoro in cielo, ma dannerete la vostra anima. Come sempre, Francesco è molto chiaro e molto forte. Ecco, Francesco, davvero con questi due versetti, certamente ha sovvertito un'idea che di fatto accompagna un po' il suo tempo, ma direi che accompagna la nostra natura di uomini. Quelli che in qualche modo, cioè pensiamo, no? Che ci siano dei posti più alti e dei posti più bassi, dei posti di serie A e di serie B. Pensiamo a cosa ha fatto la mamma di Giacomo e Giovanni, no? Affiancandosi a Gesù e dicendogli: Signore, fa che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Ecco, in fondo è un male dell'uomo, no? Quello di voler ricoprire certe cariche pensando che siano di un certo rilievo. E questo è così anche agli occhi del mondo di oggi, no? Quante volte chi copre la carica di superiore, superiora, sia in comunità femminili che maschili, rischia di essere visto dagli occhi del mondo come persone che hanno dei punti in più, potremmo dire oggi. Così non è. Il superiore presuppone che ci siano degli inferiori e già questo ci fa capire che anche le parole hanno un loro peso. E forse anche queste andrebbero un po' cambiate.
Io voglio solo concludere questa breve meditazione citando e ricordando alcune parole scritte dalla mia madre fondatrice alla fine del 1800 nelle sue prime costituzioni, parole che hanno lo stesso sapore di quelle ascoltate questa sera, di quelle dette da San Francesco. Madre Teresa Zavagli scrive le sue prime costituzioni nel 1885 e quando parla della madre ministra usa questa espressione: essa preceda le altre con l'esempio, sia tutta viscere di carità nel soccorrere le sue figlie. Ecco, credo che possiamo proprio sentire questo servizio di autorità come lavarsi i piedi gli uni agli altri. Ecco, continuiamo a meditare ancora il servizio nella preghiera che insieme ora faremo.